un luogo storico come la tenuta Salviati di Marina di Vecchiano nella foce del Serchio per celebrare in una giornata storica quale il 19 dicembre che ricorda l'impresa di Alessandria, un momento importante per i componenti di uno dei reparti d'élite della Marina Militare, gli incursori. Nello stesso posto dove tutto ha avuto inizio per la storia degli uomini dei mezzi d'assalto subacquei, due giovani ufficiali hanno ricevuto l'agognato e prestigioso Basco Verde, un avvenimento unico nella storia del comando subacqueo incursori Teseo Tesei che ha permesso di far rivivere la casa dove ufficiali e sottufficiali di marinai dei mezzi d'assalto preparavano le loro missioni. A consegnare il Basco ai giovani incursori, al termine del 65° corso ordinario, il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che li ha invitati ad essere ad esempio. Ricordatevi che voi ufficiali avete delle responsabilità in più, così come delle responsabilità particolari hanno i sottufficiali e i più anziani in particolare, che devono custodire e attivamente tutelare il buon nome degli incursori, prima di tutto evitando che all'interno si commettano o si facciano errori gravi che possono poi danneggiare in pochi secondi un prestigio immacolato che deve rimanere tale e che è stato guadagnato negli anni con l'eroismo e con l'onore. La cerimonia, improntata sulla massima sobrietà, è stata preceduta dalla deposizione di una corona a memoria degli eroi che si addestrarono in quei luoghi e dalla consegna di una medaglia di bronzo al valore di Marina e due medaglie d'oro al merito di Marina a due sottufficiali incursori concesse per il loro mirabile comportamento tenuto durante diverse operazioni condotte in Afghanistan. Incursore per chi vuole questa professione, perché la volontà è un fattore determinante per poter riuscire nelle difficoltà che si incontrano sul percorso.